Avessi misericordia, ricco nella misericordia, è il nome che Dio stesso si dà. Quando Mosè chiede il nome di Dio e Dio dice: non puoi vedere la mia faccia, però nasconditi qui nella roccia, io passerò e pronuncerò il mio nome davanti a te. E Dio passa, mette la mano sul viso di Mosè e poi grida: il misericordioso, Dio pieno, ricco di misericordia, che usa misericordia per mille generazioni. Questo è il mio nome, è il nome che Dio si dà. Aveva rivelato il suo nome: io sono l'esistente, io sono colui che è, ma non ancora non aveva così sviscerato quello che egli era, l'amore. Lo dirà in ultimo Giovanni: di carità, ma già di annunzia che, essendo amore, è un amore che si riversa al di fuori, e riversandosi al di fuori è misericordia. Questo è il nome del nostro Dio, Dio misericordia. È l'amore di Dio, è Dio amore che si riversa al di fuori di sé, e quando si riversa al di fuori diventa misericordia. Al di dentro diventa gioia, gioia tra padre e figlio, gioia nello Spirito Santo, ma al di fuori è misericordia, amore che si riversa sull'umanità, su tutta la creazione. E tutta la creazione grida la misericordia di Dio, tutta l'umanità grida la misericordia di Dio, perché ha sperimentato Dio misericordioso, ricco in misericordia. Ha sperimentato la misericordia di Dio Adamo e la nostra madre Eva, quando ricoperti dopo il peccato nella pelle dell'agnello, simbolo di Cristo, ricevono da Dio la promessa del Redentore. È l'amore che Dio manifesta la sua misericordia a Noè, ad Abramo, a Mosè. Ho compassione di questo popolo che giace schiavo in Egitto, io ti mando perché tu lo liberi dalla mano del Faraone e lo porti attraverso il deserto, verso la montagna dove io mi rivelerò. E così attraverso i profeti noi sperimentiamo Dio misericordioso, Dio pieno di misericordia. Il vero volto di Dio è questo: Dio di misericordia, Dio di amore, Dio che si riversa sugli uomini, che usa amore per tutti, che redime tutti. E quando manda il suo figlio, lo manda appunto come l'espressione della sua misericordia infinita, per salvare attraverso il figlio tutta l'umanità. E Gesù si presenta come il misericordioso, però Dio prepara il misericordioso che appare sulla terra attraverso la madre Maria, nostra madre, madre di misericordia, madre della misericordia divina, la sposa del Padre che riceve lo Spirito Santo perché dia la vita al Figlio, che è misericordia incarnata. Dio Padre trasferisce in Maria tre grandi prerogative sue: la fecondità,
perché Maria genera nel tempo colui che egli genera nell'eternità. È la fecondità di Dio che viene trasferita in Maria, perché lo stesso Verbo fatto carne nasca, come dal Padre per l'eternità, così nel tempo dalla Madre. Dio trasferisce in Maria la sua verginità, la seconda perla, perché come il Padre nella verginità genera il Figlio, così la Madre nella verginità genera nel tempo il medesimo Figlio, perché il Figlio che nasce, nasce sempre nella verginità e non può nascere se non da una vergine. E poi trasferisce la sua misericordia, perché la Madre sia una Madre misericordiosa come Lui è misericordioso di fronte agli uomini che il Figlio deve salvare. Sono le tre perle che troviamo in Maria, le tre perle che sono nel petto del Padre: la fecondità, la verginità, la misericordia. Le ritroviamo nel petto di Maria: la fecondità, la verginità, la misericordia. E il Figlio che nasce, Gesù, è proprio il misericordioso, eredita come uomo dal Padre e dalla Madre la misericordia. Nasce da un misericordioso e da una misericordiosa. Maria è la misericordia di Dio data agli uomini, e Gesù nasce come uomo dalla misericordia di Dio, dalla misericordia di Maria. Ha per Padre Dio misericordioso, ha per Madre Maria misericordiosa, ha nel suo intimo, nella sua carne, la misericordia del Padre, la misericordia della Madre. E per questo che Dio forgia il cuore di Maria alla misericordia, trasferisce la sua misericordia nel cuore di Maria, perché dia con la sua carne al Figlio tutti i connotati, tutti i sentimenti della misericordia. E allora ecco che noi proclamiamo Maria la misericordia, Madre della misericordia. Noi gridiamo a lei: salve Regina, Madre di misericordia, Madre della misericordia, della misericordia incarnata che è Cristo, ben madre di noi uomini che abbiamo bisogno della misericordia, e madre di colui che usa misericordia, madre di coloro verso i quali deve essere usata misericordia. E la misericordia di Dio che si rivela in Maria, una misericordia attiva, diciamo una misericordia passiva, una misericordia che trasfonde nel Figlio tutti i suoi sentimenti, una misericordia verso gli uomini verso cui il Figlio deve usare misericordia. Essa veramente è nella pienezza Madre della misericordia, perché è Figlia del Padre, perché è Madre del Figlio, perché è Madre degli uomini ai quali Dio deve usare misericordia. E tutte le generazioni chiameranno Maria Madre della misericordia. Domani celebreremo Gesù misericordioso. M'era bene che alla vigilia celebrassimo la festa della Madre di Gesù, della Madre della misericordiosa, di Maria. E questa mattina eccoci qui, riuniti in questo Tempio di Gesù Liberatore, eccoci qui per implorare la misericordia di Dio per mezzo di Maria, la Madre misericordiosa. Deponiamo ai piedi di Maria, nostra Madre, i nostri cuori. Deponiamo le anime nostre che hanno bisogno della misericordia di Dio. E Maria che implora misericordia per i figli. E Maria, nostra Madre, che intercede per noi, Madre di misericordia, in questa valle di lacrime.
perché il buon Dio perdoni i nostri peccati e Maria che ci offre a Gesù, il misericordioso, e Maria nostra madre qui in questo momento. E nel rito che facciamo dell'aspersione dell'acqua, ecco che invochiamo Maria, madre della misericordia, gridando salve Regina, madre di misericordia. Io vorrei che i cantori intonassero salve Regina, madre di misericordia, mentre noi prepariamo il rito della purificazione con la benedizione dell'acqua benedetta. Benedici quest'acqua e fa che noi, i tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dagli insidi del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia, donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con un cuore puro, per Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dagli insidi del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergi, mio Signore, con il sopo e sarò purificato. Lavami e sarò più bianco dalla neve.